Perdere con la brutta triestina vista ai Garilli è la certificazione dei limiti di questa squadra che oggi ci ha messo cuore, intensità, ma a poca qualità e non ha anche avuto quel pizzico di fortuna che ha caratterizzato le quattro vittorie consecutive. Ma andiamo con ordine: nel primo tempo il gioco è stato praticamente solo biancorosso, la squadra ha giocato anche palla a terra, ha trovato sempre la fascia di destra, ha messo dentro tanti palloni, ma non siamo mai riusciti a concretizzare se non con due occasioni. Con il tiro di Munari, con il tiro di Cesarini e con un colpo di testa di Rabbi salvato sulla linea. Nella ripresa, immediato il gol casualissimo di una triestina che non aveva fatto nulla per meritarselo. Da lì Piacenza ha perso un po' di certezze, ha perso un po' di intensità, ma l'errore che ha chiuso il match è stato il doppio errore del nostro capitano Cesarini all'interno della stessa azione. Prima su un bel contropiede, Gonzi l'ha liberato al limite, avrebbe potuto toccare d'esterno Munari che era liberissimo a destra, probabilmente per poter fare gol. Invece ha cercato l'azione personale, ha perso palla, ha subito fallo e poi non è riuscito a risolvere le provocazioni che durante la partita di Diofredi e Crimi sono stati costanti. A quel punto ha spostato, ha lanciato, ha messo le mani addosso a Crimi ed è stato espulso. Quella è stata la fine della partita perché il Piacenza non è più riuscito a far nulla e ha subito un gol al 96esimo. Insomma, che dire, questo Piacenza dobbiamo pensare che deve trovare e mantenere questa posizione di classifica. Le velleità che avevamo pensato di poter avere dopo quattro vittorie consecutive non sono più tali. Cerchiamo di rimanere in questa posizione, soprattutto per evitare guai peggiori.